Continuano a far discutere le recenti elezioni provinciali, in particolare la sofferta riconferma del sindaco di Padula Paolo Imparato, unico rappresentante del Vallo di Diano a Palazzo Sant'Agostino. Subito dopo le elezioni, lo stesso Imparato aveva lamentato il tradimento di alcuni amministratori del PD valdianesi che non lo avevano votato. Immediata era arrivata la replica dei primi cittadini di Sala Consilina e Teggiano, che lo avevano accusato di ingratitudine. Ora sulla vicenda interviene il presidente del CDA del Consorzio di Bacino, Salerno 3, Vittorio Esposito, che invece dà ragione a Paolo Imparato. Credo che Paolo Imparato, a cui vanno i miei auguri, già gliel'ho fatto in privato, però voglio dire, Paolo Imparato ha fatto un miracolo reale, perché il territorio ancora una volta non ha risposto alle aspettative di l'unico candidato, diciamo, uscente del PD, che praticamente dovevano confluire tutti i voti dei consigli comunali, consiglieri comunali, che fanno riferimento al PD. Bisogna dare atto a Paolo che tutto questo non è avvenuto. Al di là, io non voglio puntare il dito contro nessuno, però voglio ribadire ancora una volta che questo territorio, quando è il momento di aggregare e di fare squadra, non trova mai la via giusta. Poi ci lamentiamo che veniamo scippati a destra e a manca, ma questo è il risultato. Quanto, come dire, non si fa unione su queste cose, alla fine ci troviamo senza rappresentanti. Per la verità, fortunatamente, Paolo Imparato ha saputo chiedere i voti anche fuori dal Vallo di Diano, è riuscito nell'impresa, perché è stata veramente un'impresa, sapendo che aveva un poco tutti contro, aveva candidati forti questa volta come il sindaco di Salerno. Non dimentichiamo che il sindaco di Bellizzi non è stato eletto, e quindi praticamente Paolo ha fatto un miracolo, veramente un miracolo a cui va tutta la mia solidarietà. E dire anche a tanti sindaci che si lamentano, guardate, fare un poco di autocritica ogni tanto non guasta, ma soprattutto quando si parla del territorio bisogna poi essere conseguenziali, e questo territorio nei momenti come questo bisogna essere uniti. Quindi dico agli amici Cavallone, di Candia, che in questo momento probabilmente dai questi comuni grossi non è venuto il sostegno che Paolo cercava. Questa è la mia posizione. Il Vallo di Diano è sempre un po' anomalo, basta guardare le elezioni anche del referendum, dove comunque le cariche di un certo prestigio, i comuni non hanno risposto come dovevano rispondere. Un piccolo comune come Sanza, dove io sono all'opposizione, il sì ha vinto. Quindi evidentemente bisogna lavorare di più, bisogna lavorare tutti, bisogna lavorare meglio.